E naturalmente i rispettivi partiti, perché l'altra caratteristica fondamentale delle liberal democrazie o socialdemocrazie, è che la politica passa attraverso la mediazione di partiti, che possono essere partiti di massa, possono essere partiti d'élite, d'opinione, ma sono i veri signori della scena politica. E dunque, pluralismo partitico. Divisione dei poteri, strettamente liberale come concezione, novità, grande novità, sindacato di costituzionalità delle leggi, cioè il Parlamento, cioè, certamente nel Parlamento si rappresenta la volontà del popolo sovrano, certamente, però il Parlamento non è onnipotente, mentre il Parlamento di età liberale era onnipotente, cioè poteva fare qualunque legge, adesso il Parlamento non può fare leggi che contrastino con i principi fondamentali e con le forme organizzative della Costituzione. Si chiama tutto ciò neocostituzionalismo, cioè tutto ciò richiede una struttura, la Corte Costituzionale, la Consulta, che abbia un potere negativo, cioè soltanto di cassare le leggi, e tuttavia un potere che si sovrappone al potere positivo del legislativo, cosa che fece storcere molto il naso a forze politiche anche democratiche, anche al PC, il quale chiedeva chi sono questi signori, anziani, presumibilmente conservatori, professori universitari, magistrati di alto livello, chi sono costoro che hanno il potere di cassare le decisioni legali e legittime del Parlamento in cui si rappresenta la sovranità del popolo? Come si permettono? Ecco, si permettono perché il Parlamento, nemmeno il Parlamento, può violare la Costituzione. Allora, la cosa importante è impianto liberale, corretto in senso sociale e in senso costituzionale. Sotto il profilo materiale siamo all'interno di un equilibrio dinamico fra le forze del capitale e le forze dei salariati. Sotto il profilo economico siamo in un'economia mista. Sotto il profilo macroeconomico, del paradigma macroeconomico, siamo all'interno del sistema che nasce a Bretton Woods nel 1944, cioè un sistema di cambi fissi garantito in ultima istanza dal dollaro che fa aggio sull'oro. Cioè, in linea teorica, la Federal Reserve si impegna a fornire una certa quantità di oro fisico a chi presenta dei biglietti cartacei espressi in dollari. Pura teoria, naturalmente, però quando il sistema, questo è il punto, questo sistema è un sistema quasi keynesiano, cioè prevede che il male più grave di un sistema economico sia la disoccupazione. E quindi è un sistema, è un paradigma economico che è adatto a gestire le ricostruzioni postbelliche, è adatto a gestire un'economia dinamica e abbastanza fortemente redistributiva. Cioè lo Stato si impegna a tassare gli utili e a redistribuirli. Ed è un paradigma in cui, all'interno del quale i sovrani sono gli stati, cioè gli stati possono mettere tariffe doganali, gli stati hanno sovranità economica, sia pure all'interno di un sistema di cambi fissi, e i capitali
non hanno, i capitali non hanno libertà di movimento, cioè i capitali si possono muovere da uno stato all'altro solo se accompagnati da movimento di merci o persone o servizi. Cioè tutto quello che noi teniamo oggi, la speculazione sulle monete, non c'era. Tutto ciò è naturalmente limitato all'Occidente, le economie comuniste sono economie di comando, funzionano in tutt'altro modo, o meglio, non funzionano proprio. Questo sistema, che viene definito il sistema dei 30 gloriosi, viene definito il sistema del compromesso socialdemocratico, come volete. Questo sistema che in Italia è la prima repubblica sostanzialmente, ecco. Crolla a partire dal 71 quando gli americani escono dalla parità aurea perché la guerra in Vietnam li aveva generato un'inflazione talmente mostruosa che gli americani non si sentivano più di tenere fermo il cambio fisso con loro. Poi lentamente si disfa questo sistema nel corso degli anni 70, anche in virtù della gravissima crisi dei prezzi delle materie energetiche, del petrolio e del gas, dovute alla guerra del Kippur del 73, la quadruplicazione dei costi. Insomma, questo sistema va a pezzi, poi aveva una intrinseca debolezza nel fatto che implicava l'allargarsi continuo degli apparati burocratici dello Stato e con costi sempre crescenti e dunque necessità di tassazione sempre crescente. Bene, anzi male, la soluzione il risultato di questa crisi è un fenomeno economico che si chiama stagflazione, cioè lo stare insieme della stagnazione e dell'inflazione, che è concettualmente no, non gestibile attraverso il paradigma quasi keynesiano di Bretton Woods. Il risultato è che si cambia paradigma. Si cambia paradigma e si entra nel paradigma monetarista, nel paradigma che chiamiamo neoliberista. Dalla metà degli anni 70, quando i principali economisti Hayek e Friedman vengono insigniti del premio Nobel, fino a quando il neoliberismo prende il potere in Inghilterra nel 79 con la vittoria della signora Thatcher e negli Stati Uniti nell'80, nelle elezioni dell'80 con la vittoria di Reagan. I risultati del neoliberismo sono incredibili, vi è una rapidissima sconfitta politica dei sindacati, una rapidissima delegittimazione dei partiti, la società diventa una società liquida, una società in cui i corpi intermedi non ci sono più sostanzialmente e non c'è più la mediazione. I soggetti singoli, individuali, diventano i protagonisti, no? Verso di loro si rivolge la propaganda e il discorso pubblico, liberati da quel strato di sfruttatori, parassiti e delinquenti che sono i politici, che sono i sindacalisti, liberati da costoro, mettiti in gioco. Diventa imprenditore di te stesso, no? La grande euforia degli anni Ottanta e in Italia il paradigma neoliberista comincia ad affermarsi negli anni Ottanta e trova via libera negli anni Novanta con la distruzione del sistema politico della Prima Repubblica ad opera di Mani Pulite e situazione politica internazionale in cui tutta una serie di governi di sinistra, Clinton, Blair, Mitterrand
in Italia Prodi e poi D'Alema, operano delle importantissime deregulations, cioè si apre la strada alla libera circolazione mondiale dei capitali. Tutto ciò significa sostanzialmente che la democrazia cambia da liberaldemocrazia o socialdemocrazia, cioè sistema fortemente strutturato, no? Partiti, sindacati, corpi intermedi, politica molto presente a mantenere gli equilibri, si passa a una democrazia in cui la politica è meno presente, in cui i corpi intermedi non ci sono, in cui i leader politici non sono leader espressi da un partito, ma sono personaggi che si rivolgono direttamente al popolo, appunto disintermediando il livello del partito, le ideologie perdono consistenza e le democrazie non di diventano qualcosa di diverso, cioè non l'esercizio quotidiano del confronto e della mediazione che era la sostanza della politica al tempo della Prima Repubblica, ma le democrazie diventano democrazie del leader, democrazie di affidamento, cioè democrazie in cui il popolo al popolo vengono fatte due o tre offerte di carattere, quando va bene, carismatico, altrimenti di carattere comunque sia individuale, ecco, leaderistico individuale, con programmi poco chiari, con campagne elettorali fondate, costruite come campagne pubblicitarie essenzialmente. E l'esercizio della politica diventa un esercizio in cui le procedure democratiche vengono sostanzialmente bypassate, cioè la politica è talmente debole che di fatto non può fare altro che lasciare che i poteri economici dettino le linee fondamentali delle politiche e poi la politica ricopre e rilegittima quelle decisioni che non ha preso. Tutto ciò viene chiamato post-democrazia. Ora, o democrazia liberista, cioè le forme politiche restano, nessuno chiude i parlamenti, la Camera e il Senato continuano a sussistere, continua a sussistere il governo, continua a sussistere il capo dello Stato che dà l'incarico a un uomo politico di formare il governo continua ad aver bisogno della fiducia della Camera. Però i partiti continuano a occupare tutte le posizioni di potere all'interno delle istituzioni, certo, però non hanno più quasi rapporto con la società, non hanno più una dimensione territoriale. La politica perde la dimensione filosofica, ideologica e diventa una questione di narrazione e di sotto il profilo propagandistico e diventa una questione di assecondamento ex post o di implementazione di decisioni prese altrove. Dove altrove? Beh, negli anni 90 nasce il concetto di Washington Consensus, cioè le cose del mondo vengono gestite, i cambiamenti politico-economici, la collocazione di un paese dentro le gerarchie, della globalizzazione viene gestita da Washington. Perché da Washington? Perché
uno degli effetti fondamentali della democrazia liberale è all'interno quell'insieme di fenomeni che vi ho detto, cioè sostanzialmente la post-democrazia, scusate, della democrazia liberista. Uno degli effetti della democrazia liberista è all'interno quella serie di fenomeni che vi ho descritto come post-democrazia. Sotto il profilo economico-sociale, bisogna pensare che il paradigma monetarista, il paradigma neoliberista è, a differenza del paradigma quasi keynesiano, non vede il proprio nemico nella disoccupazione, ma vede il proprio nemico fondamentale nella inflazione. Noi siamo ancora dentro questo paradigma, per cui per noi il male assoluto è l'inflazione e la disoccupazione non è un grosso problema perché si suppone che se l'economia viene lasciata funzionare secondo le proprie logiche interne, si formano degli equilibri, sia pure imprecisi, sia pure dinamici, sia pure transitori, si formano degli equilibri che producono il massimo di occupazione possibile. Dunque, l'occupazione non come esito delle decisioni politiche di un governo che combatte la disoccupazione, ma l'occupazione come esito dell'affermarsi degli equilibri più o meno stabili del mercato, che è il vero signore della politica. Dentro il mercato, poi, emergono i grandi poteri economici, che sono quelli che appunto governano le post-democrazie. E questo vuol dire che le politiche interne sono segnate da poca politica, poca socialità, abbattimento per quanto è possibile dello Stato sociale e da molta disuguaglianza. Perché la redistribuzione non c'è. All'esterno bisogna considerare che il primo effetto, fra i primi effetti della presa di potere del paradigma neoliberista è la globalizzazione. La globalizzazione è analoga, cioè produce effetti analoghi all'esterno, cioè come all'interno il neoliberismo è nemico degli inciampi. Gli inciampi sono i partiti, sono i sindacati. Così, a livello delle dinamiche internazionali, il neoliberismo è nemico degli inciampi e gli inciampi sono gli stati. E dunque il neoliberismo è no border. E non dico che chiunque sia no border è un neoliberista, ma certamente il neoliberista è no border. Il primo confine che cade è quello che distingueva l'est dall'ovest, il mondo comunista dal mondo capitalista, nel senso che il mondo comunista viene abbattuto. È il capitalismo, non la democrazia, il capitalismo dilaga nel mondo, ovunque, a parte che in Cina, dove non avevano aspettato il neoliberismo per capire che bisognava entrare dentro quel paradigma. E c'erano entrati e non ne sono stati travolti. I russi non ci erano entrati e ne sono stati travolti. Globalizzazione come destrutturazione del sistema internazionale binario, no, est-ovest, come idea della unicità del mondo. Il mondo non è plurale, ma è singolare. I poteri politici sono poteri differenzianti e meno ce n'è, meglio è. Naturalmente questo non vuol dire che la unicità del mondo, che poi in realtà è la unicità del paradigma neoliberista,
implichi anche la identità, la perfetta uguaglianza dentro quel paradigma. Per nulla. Il paradigma neoliberista, anche all'esterno, produce disuguaglianza, come la produce all'interno. Dentro la globalizzazione, cioè un universo di spazio liscio, sostanzialmente, che si presume liscio, vi sono comunque sia potenze dominanti e potenze dominate. Vi sono soggetti che hanno il capitale, che hanno le idee, soggetti che invece hanno soltanto le materie prime che vengono sostanzialmente depredate, soggetti che stanno in mezzo e ci mettono manodopera più o meno qualificata. Differenziazione dentro l'unicità del paradigma. Ultimo passaggio, crisi di questo, anche di questo modello. La crisi di questo modello comincia sostanzialmente con la crisi dei mutui subprime del 2007, cioè con lo sgonfiarsi delle bolle speculative che questo modello implica, essendo un modello fondato sostanzialmente sulla finanza, cioè su una moltiplicazione assurda dei valori. E poi, allora, questo modello produce una fortissima deflazione quando esplode, questa viene curata negli Stati Uniti, che sono quelli che si stampano la moneta per conto proprio. Viene curata con robustissime iniezioni di dollari, ma non destinate al popolo, ma destinate alle imprese perché non falliscano, cosa che Obama fa senza la minima difficoltà. Viene curata in Europa con l'austerità, perché l'Europa nel frattempo si è costituita come una variante, ecco, una variante dell'ipotesi neoliberale. Ed è la variante ordoliberale, cioè il neoliberismo non austriaco, austro-americano, che è quello che si è manifestato nel mondo anglofono, ma il neoliberismo di matrice tedesca, che è quello che, a cui. È quello che ha dato le logiche all'euro, è quello che, grazie al quale la Germania ha consentito, dopo che si era rifiutata per decenni, ha consentito la formazione della moneta unica europea. Moneta unica europea, ha detto la Germania, va bene, la prendiamo, purché quella moneta unica sia il marco, cambiato nome. Ma una moneta costruita con le stesse logiche del mare, logiche ordoliberali. Cioè anche qui il male assoluto è l'inflazione, per cui la massa monetaria deve essere tenuta sotto controllo, sottratta assolutamente al dominio della politica. La concorrenza si incarica di tenere l'equilibrio sociale ed economico. E quindi quando è arrivata la crisi dagli Stati Uniti all'Europa, questa crisi è stata curata non con la stampa di denaro, ma con l'austerità sociale. Poi a un certo punto Draghi ha capito che bisognava stampare denaro e ha fatto quello che ha fatto, cioè ha detto che avrebbe difeso l'euro ad ogni costo. Però, ripeto, mai attraverso una modificazione del paradigma in senso redistributivo e in senso orientato verso i salari. Mai. Anzi, si è ribadito il concetto che il lavoro deve essere precario, il lavoratore deve essere flessibile e che devono essere soddisfatte le istanze del mondo produttivo prima delle istanze del mondo.